Miei carissimi amici, nell'orribile fragore di artiglieria, carri armati, aerei, io ricordo tutti voi, la vostra amicizia e il vostro dolore. Mio fraterno amico Emil, negli anni della vecchiaia hai combattuto non per la gloria, ma per asciugare le lacrime di tua figlia. Freddy il Fortunato, sempre così spavaldo e risoluto. Spero troverai pace per le tue lettere che non furono mai spedite. Anna, la più coraggiosa dei combattenti sul fronte occidentale, pronta a salvare centinaia di feriti senza sparare un colpo. E Carl, se solo potessi illuminare il tuo ritorno a casa fra i campi di battaglia e le tenebre agghiaccianti per farti rivedere la tua famiglia. Sebbene non possa scrivere queste parole e sia giunta l'ora del commiato, le vostre storie resteranno eterne, così come i vostri cuori impavidi. Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Valiant Terzo. No, Freddy non era morto, grazie al cielo, Freddy è ancora vivo ed è stato salvato dal nostro amico cane, che non sappiamo il nome, lo chiamiamo cane, oppure amore generale che dovrebbe regnare sulla guerra, ma vabbè, cane, è più semplice. E abbiamo anche scoperto qual era, l'avevamo intuito, ma adesso ne abbiamo la certezza, di quale fosse il motivo personale di Freddy. Perché vi ricordate, Freddy è un americano che si è arruolato volontario nell'esercito francese, ok? Perché aveva motivi personali, perché il barone von Dorf ha bombardato la chiesa durante il suo matrimonio e di conseguenza ha ucciso la sua amata. Quindi Freddy cerca vendetta. Ok, non c'è luce, serve il fusibile. Oh, c'ha il fusibile lui. Ma me lo dai il fusibile? Va bene, ascolta, mettilo te allora. Qui, qui. Perfetto. Abbiamo il carro, ma che cos'ha? Manca una sospensione. Qui intanto c'è un oggettino. Pensavi che non t'avevo visto? Torce. Le torce erano comuni nelle trincee. Quelle in dotazione erano di dimensioni tali da poter essere infilate nella cintura porta munizioni ed erano alimentate a batteria. Pensate che roba, già a quei tempi.
ma dovremmo avere anche dei fatti. I fatti, veicoli corazzati. Guardate che roba questa foto. Guardate che ridicoli che erano i primi carri. Il concetto di semovente d'artiglieria fu sviluppato durante la guerra allo scopo di sfondare le linee nemiche. I primi prototipi di veicoli corazzati su ruota si rivelarono inefficaci sul terreno fangoso delle trincee. Pertanto, gli ingegneri idearono nuovi mezzi dotati di cingoli, che ovviarono al problema. E tutt'oggi ancora usiamo il carro armato con i cingoli. Ci sono anche quelli con ruote, perché è migliorata molto la situazione, però... La terra di nessuno. Guardate questa foto è assurda. Con l'espressione terra di nessuno, io ve l'ho già spiegato, si indicava la zona compresa tra fra le trincee nemiche, che in genere era larga fra i 50 e i 1500 metri. La terra di nessuno di giorno era sorvegliata e chiunque vi si avventurasse diventava un bersaglio, ma di notte, quando venivano collocati filo spinato e trappole, era teatro di azioni di spionaggio. Gran parte dei caduti morì in questa zona. Qua dentro, vediamo cosa c'è dentro all'armadietto. Una baionetta? Oh sì, una baionetta. Baionetta tedesca spezzata. Questa baionetta tedesca, lunga e piatta, era progettata per infilzare la cassa toracica del nemico, spezzandogli le costole. Era per quello era piatta, perché si infilava bene in mezzo alle costole. Poi tu piegavi il fucile e spezzavi le costole. Oh mio Dio, che devo fare un tiro acrobatico, va bene. Ora! No, no, però fammi scendere! Ok. Bello che in questo gioco non puoi farti saltare in aria da solo. Sarebbe già successo molte altre volte. Ok, ho la sospensione, dottore. Tintin. Funziona? Oh sì! Oh sì, guido io il carro armatino adesso. Cane, spostati. Dentro quell'armadietto c'è qualcosa. Posso uscire? Non posso uscire, quindi non c'è niente. E qui? Non posso uscire? Non posso uscire. Ah, ecco perché mi fa uscire ora lui automaticamente. Ci serve il cannone. Ok, ah, ecco, questa è la tipo una piattaforma di montaggio di questi affari qua. Però fammi vedere che secondo me in questo armadiettino c'è qualcosa. E difatti. Oh, che buono. Ratto morto. I ratti morti non venivano gettati via, ma arrostiti su uno spiedo. Quando si ha fame non si butta via niente. Eh sì, si mangiava anche ai topi. Che tra parentesi, il topo viene considerato uno schifo perché è un animale sporco, il topo di città. Il topo di campagna, attenzione, non è affatto sporco. È esattamente come un coniglio più piccolo. Se mangiate il coniglio potete mangiare anche il topolino di campagna. È buono come il coniglio, la carne più o meno è quella. Ve lo sconsiglio perché insomma spesso portano malattie ai topi. Però se lo cuoci bene... Anche i conigli portano gravi malattie, ma proprio grosse. Però ovviamente la carne cotta non... È un'idea, ecco, che ci siamo fatta, perché i topi di città sono uno schifo. Penso se mangi un topo di città... Boh, a capire che cavolo ti succede. The fuck? Che bello, ho una piastra... Allora, che figura vuoi tu? Un rombo? Ok, allora aspetta. Dietro ci deve essere... Ah, ecco, ecco, posso vedere la figura in alto. Allora, iniziamo col fare il rombo. Un rombo. Così. E questo... Va ruotato. Così. Giusto? Forse no. No, no, è così, dai. Sì, è così.
va bene? Ok, adesso vuole un rombo. Easy. Così. No, metti per bene dritto. Così. E quello ora è un casino. No, invece no, così. È tipo un tornio sto coso. Tipo. Ma proprio tipo la lontana. Però tipo. Abbiamo un rombo. Ho fatto anche un quadrato io prima per sbaglio, così a caso. Tenga, tenga. Costruisca. Oh oh oh. Tutto contento. Già pronto il cannone? Oh, che bellezza. Bene, lo monto, lo monto. Laggiù vedo un soldato, cavolo. No. Giù, 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 giù. Ok. Abbiamo anche il cannone. Porca miseria, mi ha preso in pieno. No, me lo farei fare tutto da capo. No, lì c'è della dinamite. Inarrestabile. Sto coso è inarrestabile. Freddy proprio. Un pazzo furioso. Oh, maledizione. Ok. Sparo perché non si sa mai, Posso buttare giù anche così? Oh sì. Siamo arrivati dai francesi. Freddy il Fortunato fu accolto come un eroe dalle truppe francesi. Emile scrisse ad Anna per dirle che il padre era libero e ormai al sicuro. Ma Freddy ed Emile sarebbero rimasti insieme per poco.
14 maggio 1916. Freddy fu mandato sulla Somme, mentre il reggimento di Emile si acquartierò vicino a un villaggio su una collina. Il villaggio si chiamava Vauquois. Là il conflitto si combatteva sottoterra. Rintanati nelle loro trincee, gli eserciti scavavano tunnel e gallerie. La guerra sotterranea era iniziata. Che devo andare a dare una mano. E qua è il momento in cui si passa dalla guerra di posizione a livello di guerra in trincea. Qui proprio basta, le trincee non bastavano più, si va sottoterra proprio. E qui c'è il delirio, perché adesso vi leggo i fatti, vedete che roba. Ah no, quindi abbiamo uno solo. Vauquois è la guerra di miniera. Sotto la collina di Vauquois, a ovest di Verdun, si combatte una guerra sotterranea. Entrambi gli eserciti scavarono tunnel su tunnel per sabotare le operazioni nemiche, al punto che i genieri finirono talvolta per trovarsi a pochi centimetri di distanza. Inoltre, l'impiego di trivelle pneumatiche e la realizzazione di sistemi di ventilazione permise di scavare ancora più in profondità. L'uso complessivo di ben 500 tonnellate di TNT durante gli scavi cambiò radicalmente l'aspetto della collina. Cioè, questi matti sotto una collina hanno creato tipo un formicaio. Che succede qua? Hanno bisogno di una mano di qua, ok. Qui? No, di sotto, va bene. Guardate, guardate che roba. Qui ci sono i francesi e lì ci sono i tedeschi. Guardate. Cioè, è proprio a... manca un metro. La mano, immaginavo. Sì, 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 immaginavo. Aiuto, pensaci te, cane. Prendimi anche quel barattolino, please. Questo ha bisogno di una mano, eh? No, non siamo Anna, quindi non... Abbiamo un barattolo. Ah, ah, ah. Oh, questo è morto? No, ok. Strano che non parla, forse mi serve qualche oggetto, perché... Posso passare? Mi serve qualche oggetto, perché ci sono cose che vorrei dirvi, ma non vorrei... Qui abbiamo della dinamite. Ah, ecco. Oddio. No, 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 no. Dove mi fai con meno male? Cos'è un coso? Apparecchio spia. Un stetoscopio sembra. Questi apparecchi spia, simili a giganteschi stetoscopi, servivano a controllare i progressi negli scavi dei tunnel nemici. Alcuni tunnel venivano scavati al di sotto di quelli nemici al solo scopo di farli crollare. Pensate che roba, era diventato tipo un Forza 5. Oddio. Allora, qua posso tirare una bomba di là. Abbiamo liberato una leva. Questo posso smuoverlo. Fammi a tirare la leva. No, ok, entra lì. No. Va bene, ho capito. Qui non si fa altro. Qui ci sono le bombe. E schianto. Se cavo questo, schianto. Entra qui, scusa. No, dov'è andato? Di sotto. Allora entra qua.
Ok. Oh, tirami qui. Dov'è il fuoco? Ok, ora io devo andare di qua. Perfetto. Non ci arrivo. Vai, 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 vai. Mamma mia, che ingegnere. Qui c'è un detonatore per la dinamite. E dove serviva? Avevo visto che qualcuno aveva piazzato della dinamite, mi sa di qua. Sì, qua. Arrivo. Qui c'è da scavare. È a livello. Cos'è? Bollettino del quartier generale. Il quartier generale diramava quotidianamente un bollettino per tenere informati la stampa e i soldati. Questo divenne ben presto uno strumento di propaganda usato dai generali per manipolare le informazioni divulgate a truppe e civili. Ah, la censura, la propaganda. Di qua non si passa, vero? Vado di sotto allora. Oddio, c'è una scatoletta di tonno? Cos'è? Pastiglie per la gola, confezione di pastiglie per la gola. I soldati esposti ai gas avevano le vie aeree irritate, quindi succhiavano queste pastiglie per alleviare il dolore. Comunque, a quanto pare qua non se ne parla, ma in questi cosi, in queste miniere... Ah, ecco fatto, vedete, lo stavo per dire. In questi tunnel si usavano gli uccellini in gabbia, i canarini, perché essendo molto sensibili, morivano prima degli esseri umani. Quindi se si aprivano dei tunnel in cui si creava troppa anidride carbonica o magari una sorgente di metano o qualsiasi altro gas nocivo per l'uomo, l'uccellino moriva prima delle persone. Quindi come l'uccellino moriva, si scappava. Questo non si sa perché è morto e l'uccellino è ancora vivo, però. Un tedesco è rimasto impigliato. Dai, più di così non va giù. No, 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 no. Forse devo farlo tirare giù dal cane. Dovremmo andare con lui. Abbiamo poche scelte. Questo è un bellissimo momento. Vi ricordo che Emile è nell'esercito francese. Questo è un soldato tedesco. Thank you.
Contact net. Merci, mon ami. Adieu. Arrête! Non. Hé! Stilstoff! Tout là! Hipstoff! Merci, mon ami. Hanno bisogno di un carro. Non credo ci sia bisogno che io commenti ulteriormente la scena che abbiamo appena visto. Non ce n'è proprio bisogno. Dov'è sto posto? Ah ok, di qua c'è carrellini da miniera. E lo devo portare fin qua, va bene. Mi serve una chiave a quadrato. Eccola lì la chiave a quadrato. Fammi vedere di sotto, no, Oh, cos'è, una piastrina? Sì, piastrina britannica del 1915. Le forze armate britanniche cambiarono le piastrine nel corso della guerra. All'inizio infatti erano singoli dischi di alluminio, ma dato il gran numero di volontari arruolati, la produzione non teneva il passo. Si passò quindi a dischi di amianto vulcanizzato rosso, dapprima singoli e poi a partire dal 1916 doppi, per facilitare l'identificazione dei cadaveri. Non dirmi che... No. Che mi serve la bottiglia? A che mi serve la bottiglia? No, il cane da qui va sopra e sotto. Non può raggiungerlo. Se tu vai qui, dove vai? Di sotto. Di sopra come ci vo? Come ci vado di sopra? La chiave a quadrato è di sopra, quindi io per forza devo andare di sopra. La chiave a quadrato mi serve per far venire il carrello. Devo capire come tirare quella leva. Come tiro questa leva? Devo andare di là. Però molto probabilmente la leva serve per far venire sul ponte. Non ho capito qualcosa. Di qua non si va. Mi verrebbe da dire che per forza di cose la devo... vedi. Dicevo io. Per forza, non c'era altri metodi. Mi serve la chiave, ragazzi. No chiave. Oh. Perfetto, la chiave era di qua. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Non abbaiare. Guardate chi c'è di sopra. C'è quello... che ci siamo aiutati prima. Non gliele fai due coccole? Madonna che maleducato.
Lascia un oggettino. Una lanterna? Lanterna da trincea. Una lanterna pieghevole che si poteva trasportare nello zaino. I soldati mettevano al suo interno una candela così che era protetta dal vento. Direi che è più corretto dire così che fosse protetta dal vento. Gli ufficiali francesi erano orgogliosi delle pesanti perdite inflitte al nemico. Émile furibondo rifiutò ogni decorazione per ciò che considerava un atto di codardia. Émile e Freddy però erano felici di aver strappato il padre di Anna dalle grinfie del barone von Dorf. Le sue scoperte non sarebbero più servite a sterminare soldati. Dato che le buone notizie scarseggiavano, vollero godersi il momento. Ma Anna li informò della tragedia. Carl era stato ucciso mentre fuggiva dal campo di prigionia. No! Informato della sua morte, Émile fu sconvolto dal dolore. Non potevo non farvi vedere quello che successe. Volevo interrompere l'episodio, ma... Oh merda! Via, 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 via! Non entri mica dentro, no? Sì. Fatti, abbiamo dei fatti? Sì. La polizia militare. La polizia militare era responsabile della disciplina dei soldati fuori dal teatro di guerra. Controllava i militari nelle zone civili, arrestava chi veniva sorpreso senza lascia passare, chi saccheggiava e chi si ubriacava o violava le regole. Inoltre recuperava i dispersi, individuava possibili spie, controllava il traffico e arrestava i disertori. La gestione dei caduti. La gestione dei cadaveri, tanto nelle trincee quanto negli ospedali, era complessa. Molti corpi scomparvero sui campi di battaglia, in prossimità del fronte furono scavati cimiteri improvvisati. Per identificare i morti, oltre al libretto personale, i soldati indossavano una piastrina identificativa in alluminio. Questo metodo però presentava un problema. Il cadavere privo di piastrina non aveva più segni identificativi. Per ovviare al problema, i diversi eserciti adottarono la doppia piastrina, una da rimuovere e una da lasciare sul cadavere, o una piastrina singola da spezzare a metà. Oh!
Non ti girare ora. Via. Maledizione, Dio. Mele dorate. No. Immaginavo che qui c'era una lettera o qualcosa. Corrispondenza militare. I soldati ricevevano cartoline particolari che potevano spedire ai commilitoni. In questo modo i fratelli assegnati a unità diverse potevano restare in contatto. Se più membri di una stessa famiglia cadevano in combattimento, gli altri non venivano rimandati a casa. Intere famiglie furono spazzate via dalla guerra. Vi ricordate salvate il soldato Ryan? Ecco, questa è la risposta giusta. Questi mi vedono. Aspetta che qui c'è un affare da prendere. Ok. Rivista inglese. La rivista London Opinion incoraggiava i civili inglesi ad arruolarsi. In copertina è riprodotta la celebre immagine di Lord Kitchener, segretario di Stato alla guerra, che esortava i britannici ad arruolarsi. Nessuno sfuggiva al suo sguardo penetrante. Arruolati, vieni a morire così che io possa fare soldi che a tu non vedrai mai. Ho fatto la cazzata. Però insomma, io sto cercando di farvi capire quanto in realtà anche oggi molto spesso questa propaganda di guerra continua. E chi di dovere cerca di convincere i civili ad arruolarsi nell'esercito con scuse idiotissime e fasullissime, perché serve carne da macello. Serve gente che muoia così che lo Stato, il governo e tantissime altre istituzioni possano fare una montagna infinita di soldi. Senza guerra l'economia non va avanti. L'economia come è impostata oggi
continua e sopravvive solo grazie alla guerra. Pensate un po'. Ecco perché oggi, nei nostri giorni, si sta facendo di tutto pur di riuscire a tirar fuori una terza guerra mondiale. No, non mi abbandonate, pecorelle. No. Oh fuck. Qui c'è qualcosa. Delle bretelle. L'accessorio fondamentale del soldato. Le bretelle all'epoca erano più diffuse delle cinture, reggevano anche i calzoni ricoperti di fango. Il soldato che dimenticò queste bretelle doveva avere una cintura valida. Guardate bene, questo muore, l'altro prigioniero, Wilfried. Alzatevi!